Ecco Zalone, in che bella giornata sei uno dei pericoli pubblici numero uno del patrimonio culturale italiano? Sì, lo sono, però grazie a Dio non farò salva ogni opera del nostro patrimonio, si salverà tutto. Se no non era una commedia, la gente non veniva. Senti, lo sei soltanto in senso materiale o anche in senso metaforico per il cinema italiano? Cinematograficamente, se sono un pericolo per la cultura, no, dai, c'è tanta Non roba vuole essere più brutta. un'offesa, eh? No, ma hai visto, stanno tante cose più brutte, più subculturali della mia. Cioè, non è che la mia è culturale, però non fa così. Fa cagare, però c'è roba che fa più cagare, Non volevo dire dai. No, questo. lo volevi dire, No, ma anche assolutamente. voi. Senti, dopo Cado dalle nubi, quanto pesa tutta questa aspettativa sul fenomeno rivelazione dello scorso anno del cinema italiano Checco Zalone? È pesantissima, non sto dormendo più la notte. Perché poi diciamo, cioè, alla fine quello che conta sono gli incassi. Per i capoccioni, io appaio, però in realtà c'è tutto un jet set di gente, di statistici, di distributori, e questi vogliono fare i soldi. A me mi dispiace se si dovesse verificare l'eventualità che non li facciano. E questo mi fa stare in tensione. Questo per dirti che se quel primo film non andava così bene, forse con il senno di poi era meglio. Addirittura. Sì, Senti, beh, sì. in questo film ambienti di nuovo la storia a Milano, però fai una capatina in Puglia, come sempre. Sì. A saperlo avrei ambientato la storia in Puglia, avrei fatto una capatina a Milano. Avresti L'ho detto a una investito? tua collega. Sì, perché boh, i colori sono più belli lì, si accende qualcosa, la Puglia accende qualcosa, oltre che i teatri, no, sto scherzando. Senti, per precariato, integrazione, missioni di pace, terrorismo, c'è qualche cosa che tu prendi sul serio? Perché in questo film tutti questi argomenti sono trattati in maniera assolutamente politically incorrect. Ok, I agree with you. Sì, il problema, lo dicevo ai tuoi colleghi, è che si riduce sempre la gamma degli argomenti su cui essere dissacrante. Ma è questa la mia, diciamo, il mio carattere, il nostro, mi metto anche Gennaro, quello di prendere temi scottanti, perché non puoi fare il politically incorrect su una banalità. Di avere il coraggio di essere scorretto su temi seri, ne vado fiero. Senti, nel film c'è anche un cameo di Caparezza. Ah, Ci racconti un po' com'è nata, soprattutto come hai fatto a fargli cantare Non ma non lo amarmi? so, io gli ho detto, mentre lo facevo, dicevo, ma questo è scemo. Ma non sa tutto il suo pubblico dei centri sociali, diranno, sta facendo un film commerciale, che schifo. Oh, però l'ho conosciuto, a parte che lo stimo come musicista, perché è veramente una ventata di originalità in questa massa di cose uguali, ho sempre stimato Caparezza. L'ha chiamato Gennaro e ho detto, ma non verrà mai, le abbiamo spiegato un po' la vicenda. Sì, vengo! È pazzo questo. Per la verità dovevano venire gli After Hour. E non trovarono l'aereo quel giorno perché li conobbi 2 settimane prima e mi venne questa idea di farli cantare al battesimo di mia cugina ad Albero Bello agli After Hour. Se non potevano venire più, ho detto: Gennaro, troviamo un qualcosa. Ma c'è Caparezza, l'ha chiamato. Ciao, è venuto, pazzo, una carriera in fumo. No, speriamo di no. Senti, tu sei, cioè, vieni dalla televisione, hai fatto anche teatro, dischi, libri, cioè, di tutto e di più. Il tuo futuro, visto che poco fa mi hai detto no, io non sono un uomo di cinema. O Nuoto. Non lo so, il no. culturismo vedendo Il una foto della. culturismo. No, non lo so il mio futuro. Mi piacerebbe fa fare una cosa live adesso, in estate, però de deve essere bella, deve essere convinto, perché la gente si aspetta molto da me. Mi piace il cinema. Però al primo, ho fatto due film, ora vediamo questo come va. Se, quando le cose vanno bene ti viene l'entusiasmo per farne altri, ora aspettiamo il responso del pubblico. Comunque mi piacerebbe tornare, insomma, a esibirmi un po' dal vivo.
Senti, tornando alla composizione delle musiche, Ah. di cui tu scrivi anche hai scritto Sì, anche sì. le musiche del film, ecco, ci racconti un po' come, cioè, nascono prima le canzoni e poi le inserisci nel film oppure le scrivi appositamente per il film? A seconda dei casi, alcune canzoni vengono prima della scena, cioè l'amore non ha religione è venuta prima della scena. La canzone di Facebook no, è nata prima l'idea, cioè raccontare quest'uomo che passa tutta la notte a cercarla, sapendo solo il nome, quindi lei si chiama Fara, ci sono 4200 Fare, quindi trovare quella giusta, lì mi è venuta da un episodio che è successo a un mio amico, che sapeva solo il nome di questa, non sapeva il cognome, se le viste tutte erano 38.000, e quindi se mi aggiungerai la canzone è venuta dopo. Ok, in bocca al lupo allora. Crepi, ciao Rebx Casting!